Si è svolta stamani presso il piccolo centro di San Biagio Platani, attualmente commissariato per infiltrazioni mafiose, la festa del 4 novembre delle Forze Armate, giorno dell'Unità Nazionale, che ha avuto inizio presso il Corso Umberto I con la deposizione della corona di alloro e l'esecuzione dell'inno nazionale, alla presenza delle autorità civili e religiose della provincia e delle rappresentanze delle forze armate e delle forze di polizia. Ha dato il suo saluto il prefetto di Agrigento, dottor Dario Caputo. Nel corso della cerimonia, presenti anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo Maestro Lorenzo Panepinto di San Biagio Platani, sono state anche consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Novembre, giornata delle Forze Armate, festa dell'Unità Nazionale, in questa piccola comunità di San Biagio Platani che ha riservato alle istituzioni dello Stato e degli enti locali, delle Forze Armate, un'accoglienza straordinaria, a cominciare dai bambini, ma fino a tutta la popolazione che oggi è qui presente nella piazza che ha ospitato la manifestazione. Abbiamo apprezzato il discorso del Capo dello Stato e del Ministro della Difesa che hanno spiegato il senso generale di questa giornata a livello nazionale e ancora di più il Commissario Ordo ha spiegato il senso dell'intervento dello Stato nella realtà specifica di San Biagio che un anno fa circa ha subito lo scioglimento dell'amministrazione comunale per tentativi di infiltrazione mafiosa. Oggi le forze dello Stato sono vicine all'amministrazione comunale